Il trentenne italiano di origini marocchine arrestato per l'omicidio di Sharon Verzeni avrebbe confessato di averla uccisa senza un motivo apparente. Secondo quanto riportato, il giovane ha dichiarato ai carabinieri di non conoscere la vittima e di essere uscito con l'intenzione di eliminare qualcuno. L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate, a Terno d'Isola, vicino Bergamo. L'identificazione del sospetto è stata possibile grazie alla bicicletta usata per la fuga e agli abiti che indossava. I carabinieri lo hanno rintracciato in un'abitazione nella provincia di Bergamo. Le indagini indicano che il trentenne non aveva legami con il mondo della criminalità organizzata, né ha tentato una rapina o un'aggressione a sfondo sessuale. Sebbene abbia precedenti per aggressione, non risultano collegamenti con reati gravi. Le telecamere di sorveglianza lo avrebbero ripreso mentre si allontanava rapidamente dalla scena del crimine nella notte del 30 luglio. Sharon Verzeni, 33enne barista, è stata accoltellata alle spalle 4 volte mentre passeggiava intorno a mezzanotte 52.